c'era un po', diciamo, la gamba corta, si è trascinata una serie di errori, perché avendo fatto la gamba, la tua gamba prima era qui, eh? Sì. Avendo fatta corta, tutto veniva, per far stare due seni, hai spostato tutto di là e arrivava qui. Infatti a un certo punto io mi sono accorto che mancava lo spazio delle varie parti, quindi questo deve, perché qui anche la larghezza c'è, questa qua deve entrare. Allora, interessante filmare, l'altra volta quando parlavo dei ventagli eccetera, però sì. Vedi, questo è un pochino più basso, no? Questo è giusto. Questo va oltre, no? Adesso la cosa che mi devo domandarmi, ecco, sai cosa potresti fare quando disegni e ripassi? Sì. Per evitare degli errori a uscire, come in questo caso, no? Perché vedi che questo è, rispetto a questa verticale, è interno. Ma quando arriva a un punto, tirati la verticale, così sai che dovrai tenere interno. Quando hai fatto questo, per verificare, manda giù un'altra verticale, guarda se corrisponde al punto che hai fatto. Quindi una verticale a salire per trovare, avere un confine, un paletto da questa parte. E una verticale a scendere quando tu hai trovato il punto e vuoi verificarlo. Quindi anche qua, questo punto, io devo guardare su questa verticale. Aspetta, perché qui è tutto. La cosa strana è che qua forse c'è qualcosa in altezza, perché qui abbiamo il braccio che va qui e va qua. Così. Così, col collo che va qua. La testa deve stare, allora questa probabilmente, ecco qua, questa è più lunga. Già, la testa ho sbagliato. No, è questa che è più lunga, che ci fa sbagliare, perché non mi tornavano alcune misure. La gamba è più lunga, vedi? La testa sarebbe così. Sì. Però chiaramente non è così semplice vederla, no? Vedi? A questo punto lo controllo sempre sulle verticali, orizzontali, no? Poi fai sempre in modo che a parte qualche linea? Sì, quello lì è tutto, si è cambiato. Sì. Quel nero che